parliamo a fiordese, dai. Vai. Ma poi, cosa sono queste? Allora, qui ci sono le erbe in sospensione. Ah, questa è la tua salsa. Esatto. Sì. Dopodiché, questa è Bottarga aromatizzata. Magnate, speriamo che sia dell'Orbetello. Sì, sì. Ufficialmente la Bottarga di Orbetello, eh? Siamo attenti. Abbiamo aromatizzato la Bottarga di Orbetello oggi. Allora, la salsa si chiama trombolotto, a Sermoneta il cetrangolo viene chiamato trombolotto, pompelmo flon flon, non mi chiedete a me, comunque così, trombolotto da 600 anni. Trombolotto è una cosa, allora, tipo up and down, una cosa. Loro automaticamente, se saranno bravi, diventano trombolizzatori, se no, Roberto, trombolizzati. No, meglio trombolizzatori allora. Ok? Sì, esatto. Meglio trombolizzatori che trombolizzati. Adesso arriveranno dei tagliolini che vengono scottati 3 minuti in acqua. La pasta arriva dentro una padella, quindi che facciamo? Facciamo un carboidrato proteico, ok? Aumentiamo un po' l'aggressività, però ricco di OGM, di omega 3. No, OGM proprio no. Ricco di omega 3. Cioè, tra limone, acido oleico, dieta mediterranea. Registrato. No, un attimo, non sono distratto. Scusa, sì. La salsa qui, sì. Spieghiamo che cos'è. Allora, la salsa è quello che si chiamava praticamente la salsa di cetrango, la usavano i templari, i monaci templari, ma i cistercensi soprattutto, per curarsi la gotta, lo scorbuto e soprattutto l'aggressività. Nel Medioevo i templari non potevano mangiare troppo proteico perché aumentava l'aggressività, dovevano mangiare molto spirituale, allora alternavano molto l'uso del limone, sì, sì, che sì, ha una proprietà anfodera, a Roma dicono anfodero, e che è una proprietà che in chimica c'ha l'acqua per esempio, ma in natura il limone soprattutto. Per effetto indiretto, perché l'acido citrico metabolizzato nel sangue crea dei sali alcalinici. Adesso i preti non è che lo sapevano, no. Adesso si sa, però sapevano che gli faceva bene. Quindi il concetto è che noi non abbiamo inventato niente, hanno inventato sempre tutto quanto i preti. E allora noi che facciamo adesso? Rifacciamo la salsa dei preti, lo spaghetto dei preti. Ti aggiungo un elemento, visto che stiamo parlando di slow medicine, una delle cose più importanti non è essere anfoteri, ma avere una bilancia verso l'alcalinità piuttosto che l'acido. Questo ci dà delle proprietà, per esempio in tutte quelle patologie, da infiammazione, da flogosi. Per cui usare degli alimenti, del cibo su base alcalina è una delle nostre medicine piuttosto che usare un antinfiammatorio chimico. Oh, l'assistenza, ragazzi. Io sono il dottore, scusa. È vero, vedere. Che questo è il mio argomento, io ci lavoro, sostengo. Però con un assistente così, ragazzi. È fatta, non a caso. Quindi qua, allora, qui c'è. Qui c'è il limone, viene molito con le olive, quindi sì, tutti gli oli essenziali. Il limone molito con le olive. Una lavorazione antichissima. Bellissima. Poi ci sono 14-12 erbe aromatiche sotto il bosco che rappresentano la nostra zona in infusione. E mi dai un piatto per piacere? Allora, se prendete un po' di pane. Ma sentiamo la cruda sta cosa. Appunto. Se prendete un po' di pane. Facciamolo perché questo è interessante. Sentiamo quello che si dice al modello del limone, se non c'era l'olive non veniva fuori. Allora, quello che si noterà è l'uscita sequenziale dei sentori. Posso? Prendete un po' di pane. Ammazza, hai fatto quello. Un po' di più. Un po' di pane. Questo è tutto bene, va assaggiato prima così e poi vediamo con... Allora, buonissimo, vai. Un pezzettino di pane. E poi facciamo il giro del piatto. Guarda, facciamo dei pezzettini e poi sì, il piatto vai, lo facciamo vai, girare. Facciamo girare il piatto, mi piace. Vediamo. Adesso noterai uno dietro l'altro e sentori fino alla mentuccia finale, detta la nebetella. La nebetella. No, è un'altra cosa allora, cioè è la nebetella. Roberto si è distratto. Roberto, vieni qua, butta il primo in maniera omogenea.
Allora, come fa lui adesso? Ecco, bravo, versalo completamente, poi aiuta l'erba ad uscire fuori. Ok? Dai, butta, aspetta, secondo round tu. Butta dentro, dai, butta dentro, ok. Adesso, come se piovesse. Aspetta, Roberto. Basta, fermati un attimo. Sono calde se basta. Questa è tutta cruda. È calda. Sì. Butta l'altro. Vai, c'è il residuo, devi fare in modo che esca tutto anche il residuo, perché nel residuo c'è tutta la... Bene, mi sembra una grande cosa, che sono felice. Ti guarda qua, guarda, sono felice. Butta anche l'orbetello. Orbetello, dov'è? Esclusivamente butta anche l'orbetello. La butta anche l'orbetello. Ci voleva quella da grattare, Più basso. Ok. A sto punto gli mettiamo un goccino di olio a crudo. Serviamo? Serviscite. I piatti. Piano che ti scorda. Ma questa è una pasta che assorbe molto. Allora guarda, gli do un'altra spolveratina, ma giusto perché... Fai un assaggino per tutti quanti. Tempo di esecuzione.